Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Und wir wissen, an uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Spazio, ci incontriamo finalmente. Reich Maresciallo Göring. Mia moglie, mia figlia. La sua ottava forza ha distrutto la mia meravigliosa Luftwaffe e le nostre meravigliose città. Nonostante ciò, preferisco arrendermi a un uomo dell'aria come me. Signore, permette? Incredibile. I rapporti sono ricchi di foto come queste. Ufficiali americani in festa insieme al numero 2 di Hitler.
Ma il comandante ha dato spiegazioni? È un codice d'onore tra aviatori che trascende il credo politico. E l'umano raziocinio, eh? Il comandante è stato ripreso. E Ike ha ordinato che Goering sia trattato come ogni altro prigioniero. Scusatemi. Questo è un caffè degno di tale nome. Viene dall'ufficio del ministro. Oh. Elsie è il miglior cercatore d'oro del palazzo. Non doveva prendersi tanto disturbo. Il caffè non è un disturbo. Un set di pneumatici è un altro discorso. Non riesco ancora a credere che sia morto. Come se avessi perduto un padre. Davvero. Tutto quello che ho, tutto quello che sono, lo devo a Roosevelt. Io ero a Londra, in visita a Churchill, quando l'ho saputo. La guerra stava per finire e il presidente mi volle come uomo di fiducia a discutere di una faccenda piuttosto delicata. Che cosa fare dei capi nazisti catturati? Qual era l'opinione di Churchill? Ah, lui disse che andavano sommariamente giustiziati per crimini contro l'umanità. E la sua opinione? Beh, abbiamo definito criminali i nazisti che uccidevano senza processo. Se facessimo come loro, non saremmo da meno. Truman è della sua stessa idea. E Churchill ora è d'accordo con lui. Ma la sorpresa è che lo è anche Stalin. Sarebbe un processo per crimini di guerra, come si tentò di fare alla fine dell'altra nel più totale fallimento. Perché privo di peso politico. Questo sarà un tribunale internazionale in rappresentanza delle quattro potenze. America, Inghilterra, Francia e Russia. Il presidente Truman vuole il miglior procuratore di questo paese. Un uomo famoso per essere severo, ma imparziale. Lui vuole lei, Bob. Non mi occupo di pubbliche accuse da anni. Roosevelt la volle alla Corte Suprema in virtù della sua integrità come procuratore. E Truman l'ha scelta per la stessa ragione, perché vuole un processo equo, non un linciaggio legale. Io amo il mio lavoro, Sam. Questa nomina significa fare un passo indietro. È una sospensione temporanea. Riavrà il suo posto tra 6 mesi, al massimo 7. E il presidente è al corrente del fatto che sono contrario alla pena di morte? Sì, ma la cosa non lo preoccupa, perché sa che lei farà quello che è giusto. Però un processo equo implica una sentenza non certa. Se non riusciamo a provare la colpevolezza degli imputati, dovremo liberarli anche se hanno addosso l'odore del sangue. I nostri alleati sono consapevoli di questo. Truman, sì. Quanto agli altri, lei potrà farglielo capire. Perché sarà lei a creare il processo, Bob. Lei stabilirà le regole. Sceglierà il suo staff e troverà il luogo. Dovrà occuparsi dei difensori. Anche questa volta potremo fallire, certo. Lei l'ha ricordato prima. Se non ci sarà programmazione, se cederemo dal punto di vista legale o morale. Ma se non falliremo, forse porremo le basi di un nuovo comportamento tra le nazioni, che trasformerà la storia di chi verrà dopo di noi. Il processo si svolgerà in Germania. È lì che si trovano i difensori, le prove, i testimoni. È rimasto in piedi qualche albergo decente? Non mi alletta l'idea di stare per mesi dentro una caserma. Non preoccuparti per questo, Irene. Le mogli non sono ammesse, è una richiesta dell'esercito. Sarebbe immorale, ci sono uomini che da anni non possono vedere le loro. Non mi vuoi con te, ho capito. Quando sei pronto sono di sotto. Buongiorno, generale Spazio. Devo chiederle di vestirsi e di preparare i bagagli. Dove dobbiamo andare? Lei, Reich Maresciallo, sarà trasferito a Bad Mondorf. È una località termale davvero piacevole, ma perché io da solo? È il punto di raccolta dei criminali di guerra. No! Abby, ti prego. Mi dispiace molto. Si veste. Dovete essere coraggiosi. Molto, molto coraggiosi. Ed è, promettimi.
Vieni, che ti facciamo la festa! Ti porto degli ebrei di Cracovia e abbiamo visto i campi di sterminio. Nazista bastardo! Una fortuna che il ministero della guerra venisse distrutto nell'incursione aerea del 43. Mi ha liberato da burocrazia e venditori di penne. Signore, qual è stata l'azione più efficace da lei compiuta durante la guerra? Quando Hitler mi nominò ministro per gli armamenti, io allontanai i militari e cercai i professionisti veri, cioè industriali e ingegneri. Dopodiché feci mie le idee di Walter Rathenau, il grande statista ed economista ebreo della scorsa guerra. Standardizzazione delle parti, divisione dei compiti e massimo uso della linea di montaggio. Grazie, dottor Speer. Signori, facciamo pausa pranzo. Dottor Albert Speer. Naturalmente. Lei in arresto per massimi crimini di guerra. Signori, attenzione, questi sono gli ordini. Vi trasferiamo in luoghi di detenzione diversi. I seguenti prigionieri andranno a Bad Mondorf come difensori nel futuro processo. Un passo in avanti. Feldmaresciallo Wilhelm Keitel, grandammiraglio Karl Dönitz, colonnello generale Alfred Jodl. Seguitemi. Non facevo un viaggio da prima della guerra. Non ricordavo neppure come si preparasse una valigia. Ed ero così preoccupata per il materiale dell'ufficio che ho dimenticato gli oggetti personali. Ho un solo paio di calze per tutto il processo. Sono già smagliate. Ho scambiato i tagliandi del razionamento con una mia amica per comprare un paio di calze e... Sta starnazzando come una gallina. Posso saperne il motivo? Non ho mai preso l'aeroplano prima d'ora. Buongiorno, Robert. Buongiorno. Bob. Tom. Buongiorno. Buongiorno. Signori, vi presento la mia segretaria Elsie Douglas. Elsie, lui è Tom Dodd, sostituto procuratore. Finalmente ho il piacere di conoscerla. Piacere mio. Colonnello Jonah Arlan Neyman dirigerà gli interrogatori. Signorina. Colonnello Telford Taylor terrà i contatti con i pubblici accusatori. Piacere. Colonnello. E il colonnello Robert Story, a capo della divisione documenti. Piacere, madame. Piacere mio. Ebbene, signori, andiamo. Leader politici. Pensate ai banchieri e agli industriali che finanziarono il nazismo. Oppure ai singoli soldati e civili che commisero le atrocità. Non si può processare l'intero paese. Noi dobbiamo far emergere l'ampiezza dei crimini. Voglio che sia il primo di molti processi. Potremmo scegliere una figura simbolica per ogni categoria. Copriremmo l'intero spettro. E in questo modo nessun gruppo rimarrebbe impunito. Ha un senso. Se riuscissimo a vincere, potremmo continuare a processare nazisti a tempo indeterminato. Ma potremmo non vincere affatto, e questo significherebbe che buona parte di loro, se non tutti, tornerebbero in libertà. Ho ancora delle perplessità circa l'aspetto legale. Crimini commessi durante una guerra non sono mai stati chiamati crimini. Concentriamoci sulle leggi in vigore. Quali hanno infranto i nazisti? Hanno infranto trattati di pace, trattati sui confini, la Convenzione di Ginevra e di Hague. Giusto. Ogni volta che hanno invaso un paese, hanno infranto la legge. Il mio timore è che alla fine, quando tutto sarà finito, questo processo sarà visto solamente come il trionfo di chi detiene il potere. Il vincitore che infligge punizioni ai vinti. Signori, il nostro compito è far sì che questo non sia il trionfo di una potenza superiore, ma il trionfo di una morale superiore, e ci mette in una posizione interessante. Ci mette nella posizione di disegnare un futuro dove la guerra di aggressione sia considerata un crimine. Sì, esatto. Thank you.
sposo. Che i nuovi arrivati si identifichino, prego. Fritz Saucollo, signore. Direttore dei campi di lavoro, signore. Ex direttore. Julius Streicher. Direttore della rivista, non so pronunciare, signore. Der Sturm. È una vergogna. Voi banchieri siete tutti ebrei, credo che non lo sappia. Silenzio. Hjalmar Horace Greenlee Schack, presidente della Reichsbank e ministro dell'economia. Non capisco di cosa sia accusato, signore. Sono il suo custode, non il suo avvocato. Parlerà in tribunale. Hans Fritsche, direttore della programmazione radio nel Ministero per la Propaganda. Tranquillo. Rudolf Hess, ex successore del Führer. Hess. Lei? Joachim von Ribbentrop. Il ministro degli esteri nazista. Lei? Dottor Robert Ley, direttore del fronte per il lavoro tedesco. Lei e Albert Speer? Sì, signore. Che cos'ha quest'uomo? La sua mente non è più quella di un tempo. Un vecchio alcolizzato del tutto rimbambito. Ho detto di fare silenzio! Colonnello, quell'uomo, Streicher, è una persona disgustosa. È un tormentatore di ebrei. Non voglio essere rinchiuso con lui. Noi non facciamo distinzioni. Colonnello, rispettosamente protestiamo per il nostro arresto. Stavamo solo eseguendo degli ordini, nient'altro. Come ufficiale e soldato, lei certo comprenderà. Ora voi non siete più dei soldati. Ora siete soltanto criminali di guerra. Tutti voi. Sbattevi dentro. Nazisti bastardi. Dov'è Göring? Reich Maresciallo Hermann Göring, a suo servizio, signore. Lei è in una base dell'esercito americano a Bad Mondorf. Le hanno detto perché è qui? Abbiamo perso la guerra, per fucilarmi o impiccarmi. Deciderà il tribunale. L'opinione del tribunale non mi interessa. Le opinioni del popolo tedesco, quelle sì mi interessano. Davvero? Certo. La storia dimostrerà che ho agito nell'esclusivo interesse del Reich. Ci saranno statue di Hermann Göring in tutta la Germania tra 50 anni. Statuine probabilmente, ma in ogni casa. Lei è grasso quanto una casa. La metterò a dieta, l'aiuterà a sostenere sia mentalmente che fisicamente le fatiche del processo. Capitano! Chi è? Hans Frank, signore. Ha cercato di tagliarsi bene e gola. I soldati lo hanno fermato appena in tempo. Il macellaio degli ebrei di Cracovia. Caporale, lo porti in infermeria, lo faccia visitare. Quattro uomini di piantone, 24 ore su 24, subito. Sì, signore. Bel lavoro, capitano. Qual è il suo? Gilbert, signore. Viene a pranzo con noi? Grazie, signore. Lei è un medico? Psicologo. Quello che ci troviamo ad affrontare, almeno all'apparenza, è l'equivalente secolare della violazione ai 10 comandamenti. Ogni nazione ha il proprio codice penale, ma il mondo nella sua totalità non ne ha. Sono criminali di guerra, la cui colpevolezza è indiscutibile per i governi che noi rappresentiamo. Generale, se dobbiamo istruire un processo, deve essere basato sul diritto, deve essere un processo... Deve determinare il grado di colpevolezza e l'appropriata punizione. Un processo equo nel modo più assoluto, in presenza della difesa, interrogatori e controinterrogatori. Precisamente. Davanti al giudice con funzioni di arbitro. Cos'è, un incontro sportivo? Comincia subito, cosa avevo detto? Non è così che facciamo nel mio paese. Nemmeno in Francia gli avvocati supportano l'imputato nel preparare la difesa. Non hanno un grande ruolo nell'aula di giustizia. Da noi l'imputato ha diritto a una difesa che si comporti nel modo più utile al suo cliente. Come in Gran Bretagna. Volete permettere a un uomo come Kaltenbrunner, responsabile per la Gestapo, dei campi di concentramento e dell'uccisione di milioni di persone, di presentarsi a una corte e dichiararsi innocente? Sì, è precisamente quello che vogliamo fare. 20 milioni di uomini, metà dei quali civili, assassinati nel mio paese da questi fascisti criminali, uccisi senza pietà. Quanti ne sono morti a Washington, signor paladino della giustizia? Generale,
Ho l'impressione che se provvederemo a separare i processi, risolveremo in modo soddisfacente queste nostre diversità. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e i francesi, se vorranno, procederanno contro i nazisti attualmente loro prigionieri. Kaltebrunner, Frank, Speer, Göring. E i russi saranno liberi di istruire il loro processo nei confronti di quelli... di quelli che hanno. Non c'è bisogno di essere impulsivi. Noi, in fondo, siamo alleati. Supereremo le nostre diversità. Beh, almeno la pubblica accusa è un gruppo unificato ora, anche se abbiamo fatto un compromesso con i francesi e il giudice è anche giudicato. Diciamo pure che il suo asso nella manica ha trasformato il compagno generale in un gattino. Ma un asso che non mi è piaciuto giocare, non volevo forzare quel poveretto. Avrei preferito convincerlo. Era ben convinto. Lei ha sottilmente rammentato che la maggior parte dei prigionieri nazisti è in mano nostra e loro hanno solo qualche pesce piccolo. Ma le sue ragioni sono inoppugnabili. Noi non abbiamo visto il peggio. Nessuna bomba sulle nostre città. Nessun bambino ucciso. Non possiamo certo capire. Come facciamo a guardare la distruzione e desiderare che sia garantita a quegli uomini una giusta difesa? Voglio mandare il nazionalsocialismo alla sbarra, così si incrimineranno da soli. E voglio che questo non accada mai più. Bene. Non v'è dubbio che lei è il leader indiscusso della faccenda. Ce l'ha provato oggi. Appena abbiamo finito qui, vada subito in Germania e cerchi un posto per il processo. Se esiste ancora qualcosa, che non so. Quando era al college, ancora le foto che mi ha portato. Questo non c'entra niente, non è Norimberga. Questa... c'erano ponti medievali, casette a pan di zucca. È stato anche il luogo dei più grandi raduni di Hitler. Norimberga era il centro spirituale del Terzo Reich. Generale Clay, c'è qualche possibilità di sistemare le migliaia di persone coinvolte in questo processo? L'esercito dice di sì. Parte della città non è stata distrutta dai bombardamenti. Ci sono molte abitazioni vuote o i cui proprietari hanno disperato bisogno di soldi. Ma cos'è questo odore? Ci sono ancora 30.000 cadaveri sotto le macerie. Pronti? Sì, seguitemi. L'antico palazzo di giustizia. Una pietra miliare in molti sensi. Bombardato 5 volte, come avergli dato una spallata. Sopra, gli uffici lungo tutta quest'ala e da quella parte tutte le celle che le servono. Prego, da questa parte. Procuratore Jackson, la corte. È ridotta male. Ci vorrà molto lavoro. Molto lavoro, sì, ma è fattibile. Bob. Dieci comandamenti. I 10 comandamenti nello stesso palazzo dove vennero fatte le leggi di Norimberga che privarono gli ebrei di tutti i loro diritti. Si farà qui. Questo è il posto per il processo. Mi dia l'ordine e il generale Patton porterà qui 15.000 prigionieri e io farò ripulire la città. Glielo ordino in questo momento. Capitano Kyle, lei cosa dice? Beh... va raddoppiata l'ampiezza dell'aula, tirato giù quel muro e creata una galleria per chi assiste nell'attico. Ho trovato delle sedie favolose in un vecchio teatro. Bene. Via i candelieri, le luci al fluoro sono più pratiche e i fotografi. Il palazzo di giustizia tornerà a vedere giustizia. Signore, per lei, è arrivato ora dalla base. La ringrazio molto, sergente. Fuchs,
Morris Fuchs, di Brooklyn, New York. Con quella faccia poteva essere soltanto di New York, se intendo. Già. Il presidente Truman ha scelto Francis Biddle come giudice americano del processo. Cos'è, uno scherzo? Ma se l'ha allontanato dalla procura generale, non capisco. Senso di colpa, probabilmente. Invece di un bel orologio, gli danno questo incarico. Lei come si sente a riguardo? Sì. Legga le parole di Truman, a meno che non sia un problema per lei, il che significa... Non faccio problemi a riguardo. Devo comunque tornare a Washington e fare rapporto al presidente, quindi strada facendo mi fermerò a Philadelphia. Cercherò di convincere Biddle a fare gioco di squadra. Quando partiamo? Lei deve restare, Elsie, sistemare un ufficio, trovare una casa. Prendere decisioni da sola? Oh, se la caverà. Ho fiducia in lei. Bob! Quando sentirete il vostro nome, salite sul camion. Von Papen. Yes. Quando saremo sull'aereo, siedi accanto al finestrino, ragazzo. Forse sarà l'ultima volta che vedi la tua patria. Von Schirach. Almar Schacht. Rosenberg. Von Neurath. Frick. Saukel. Albert Speer. Non potrei mai tornare alla libera professione. Non dopo tutti quegli anni passati a Washington con la guerra. A che punto stanno le cose a Norimberga? Stiamo raccogliendo prove, scegliendo imputati. Abbiamo individuato 22 persone. I nostri obiettivi sono coloro che diressero i campi di concentramento. Buona idea, splendida. Chi rastrellava la gente per i lavori forzati, come chi la usava. Sono assolutamente d'accordo. Un poderoso lavoro istruttorio per via delle scoperte preprocessuali. Sì, sì. Ma per fortuna ci sarà lei a guidarmi. Mi creda, Bob, è un onore. E per me significa davvero molto. Posso chiamare il presidente e riferirgli che lei ha fiducia in me e che ha approvato la mia scelta come giudice? Organizzo il suo volo in settimana. La vogliamo laggiù il prima possibile, deve mettersi subito al lavoro. Si va in aula fra un mese. Il dessert lo prendiamo a Norimberga. Un pochino trovarmi fra 300 prigionieri di guerra armati di picconi. Per questo ha una guardia del corpo. Lasci che la sfiorino solamente. Vuole che le giri la scrivania? No, la luce diretta gli dà il mal di testa. Certo che si prende veramente cura di quel signore. È il mio lavoro. A posto? Perfetto. Può chiamarmi il capitano Kyle? Vorrei sapere se gli schedari sono pronti. Sì, signora. Innanzitutto tenete bene a mente che questi uomini sono criminali di guerra. Il grado non significa nulla. Non ci sarà scambio di saluti né altre forme di cortesia tra militari. Lo so che molti di voi hanno combattuto. Avete perso amici, compagni. Avete visto i loro corpi sul ciglio della strada, uomini la cui vita era al servizio del loro paese e che l'hanno offerta perché noi potessimo consegnare questi criminali alla giustizia. Oggi il nostro compito e far sì che questi criminali sopravvivano abbastanza perché giustizia sia fatta, in modo che i nostri amici e compagni non siano morti invano. È tutto, signori. Attenti! Piedi. Si pulisca la cella. Come, prego? Si chiama secchio.
Si chiama strofinaccio. Li usi. Lo raccolga. Lo raccolga, ho detto. Non mi capisce? Tenente, presto! Fermo! Fermo, lascialo! Cal, facciamolo stendere! Vieni, aprire la giacca! Si calmi adesso, Cal. È tutto a posto, è tutto a posto. Coraggio, piano. Ecco, così. È tutto a posto. Stia. Calmo. Ok. Colonnello! Dottore? Si è normalizzato. Il battito ha sfiorato le 300 pulsazioni al minuto. Ha rischiato l'infarto. Bene, ci mancava solo questo. Stavo per perdere il pesce più grosso. Tenente. Tenente Willis, signore. Quest'uomo è sotto la sua diretta responsabilità. Non dovrà fare sforzi di alcun genere. Giuro davanti a Dio che sarà in perfetta forma quando lo impiccheremo. Sì, signore. Sì. Tenente. Tenente Willis. Col suo permesso, vorrei chiamarla Leuchtlund. Va bene, signore. Grazie. Portala giù! Via, prendi il blocco! Attenti, voi due! Grazie del passaggio, è un piacere. Robert! Bentornato. Sono felice di rivederla. Anch'io, molto felice. Ci è mancato. Ecco, guardi. Notevole, devo dire. E non ha visto dentro. Venga. Eccellente. Davvero eccellente, capitano. Kyle. Kyle. Che studi ha fatto, capitano? Un paio d'anni di architettura, non ho neanche la laurea. Ma neanche io. Non è possibile. Lei è giudice della Corte Suprema. Io ho fatto pratica legale per 20 anni, con un solo anno di università in mano. Una volta era più facile. Non dovrebbe rivelare così i suoi segreti. Lei l'ha fatto per primo. Riusciremo a usare questi aggeggi per la traduzione simultanea? Beh, l'IBM sta elaborando un procedimento e ci troverà pronti, signore. Glielo prometto. Non ne dubito. Mi scusi. Prego. Non so se saremo pronti noi, invece. La stanno aspettando in ufficio, Robert, per la riunione. Mi è mancata. Anche lei mi è mancato. Quando ero a casa non riuscivo a trovare un numero di telefono, non trovavo un documento. Ora non dovrà più occuparsene. Io prendo Gary. Buon divertimento. Tom, vorrei che prendessi Spur. Con piacere. E vorrei che prendessi anche Von Schirach e Funk. Bene. I capi d'accusa sono pronti? Sì. Io direi di aspettare. Senza capi d'accusa sono prigionieri di guerra e possiamo interrogarli quando vogliamo. Una volta incriminati, invece... Una volta incriminati hanno diritto a un difensore presente. Questo sarà un processo equo. Consegni i capi d'accusa il prima possibile insieme agli inglesi. Non vorrei sembrasse che conduciamo le danze da soli. Ma se gli imputati vogliono difensori nazisti... Noi diciamo di no. Che razza di pagliacciata sarebbe? Scusa, sii più chiaro. Nazisti che difendono nazisti, ma ragazzi, dovrebbero essere tutti imputati. E magari dovremmo anche pagarli. Non c'è bisogno di trovare una soluzione adesso. I giudici saranno qui fra una settimana, lo faranno loro, scusatemi. Questa è appena arrivata, è di Vito. Dice che non prenderà l'aereo. Sarà a bordo della Queen Elizabeth, ci metterà 3 settimane. Sono rimasto sorpreso da Beetle. Mai visto un uomo così desideroso di approvazione. Ma una volta ottenuta è tornato quello di sempre. Ho ricevuto una lezione, eh? Quanto odio ricevere lezioni. Non ritiene che sia un pochino eccessiva? Mi hanno fatto un ottimo prezzo. Grazie. Giudice Jackson, le presento Frau Russell e Herr Russell. Benvenuto. Lieta di conoscerla. Ho vissuto 5 anni in America. Oh, bene. Molto piacere, Frau Russell.
Prego, accomodatevi. Seguitemi, prego. Vi preparo la cena, qualcosa di leggero magari, vista l'ora. Grazie. Leggero sta per 5 libbre di lardo nelle patate invece di 6. Chi sono i proprietari? Dei banchieri che non hanno più una banca. Siamo il loro unico reddito al momento. Andiamo. Oh, grazie, Russell. Ci penserò io. Ah, danke schön. Sì, madame. Dov'è la sua stanza? Di sopra. Ho un minuscolo appartamentino nel piano attico. E può andare? È sicuramente meglio di quello di Washington. Non ho mai visto quello di Washington. Oddio, sono distrutto. La cena sarà pronta, credo. Vuole qualcosa da bere? No, magari più tardi. Non lo faccio più. Le ho organizzato una colazione insieme alla squadra per domattina. Bene, bene. Così definirete meglio quei punti. Ma sa che è bravo a fare le valigie? Bob. La cella è questa. Spero solo di cavarmela al meglio. Lei è un bravo soldato, vecchio mio. Aprite. Buongiorno. Sono il maggiore Neve. Sono l'ufficiale nominato dal Tribunale Militare Internazionale per consegnarle la sua... Lei è inglese? Infatti. Ah, finalmente una persona civile. Neve. Neve. Il nome di battesimo? Eiri. Eiri. Maggiore Eiri Neve. Ho già sentito il suo nome. Eiri, come l'aria. Ma perché conosco il suo nome? Sono stato catturato, torturato dalla Gestapo e sono fuggito due volte. Ah, beh, allora si è meritato veramente il suo nome. Sono l'ufficiale nominato dal Tribunale Militare Internazionale per consegnarle la sua copia dell'atto di accusa che la vede... come uno degli imputati. Sono qui altresì per informarla circa i suoi diritti. Gli avvocati non mi interessano. Ne trovi lei uno per me, maggiore Eiri dell'aria. Siamo persone di cultura e conosciamo la verità. I vincitori avranno il ruolo dei giudici e gli sconfitti quello degli accusati. Giusto? Aprite la cella. Sinché non l'avrò esaminato, non potrò esprimermi circa l'accuratezza delle accuse contro di me. Ma io riconosco la necessità di questo processo e accetto di esservi incluso. Come può dirlo prima di leggere di cosa è accusato? C'è una responsabilità comune per i crimini che furono commessi in nome del Terzo Reich. Nessuno è senza colpa. Nessuno a parte le vittime. Stavamo solo eseguendo gli ordini. Io non so niente di crimini contro l'umanità. Ecco la lista dei difensori. Ebrei. Sono tutti nomi ebrei. Io voglio essere difeso da un ufficiale tedesco. Anch'io ero avvocato un tempo. Era quello che facevo. Perché non ucciderci subito adesso? Perché non ucciderci adesso?
Voglio un uomo di guardia davanti alla porta di ogni cella. Sorvegliateli 24 ore su 24. Non permetterò loro di morire nel modo più facile. Vado in archivio, mi serve un documento. L'aspetto in ufficio. Trovato niente sul lavoro coatto in Polonia? Oh, quanto tempo ha? È una peculiarità del carattere tedesco. Preparano dettagliati rapporti di tutto quello che fanno. C'è un che di perverso. I nazisti hanno messo per iscritto ogni idea criminale che hanno avuto e ogni crimine commesso. Ci sono abbastanza prove per impiccare metà del paese. Io chiederò che le condanne siano 21. Sì. Le ho detto che questo è compito mio. No, non deve preoccuparsi assolutamente. Ha trovato quello che cercava? Molto di più. Ho sistemato i suoi appunti per la ringa di apertura in modo un po' meno casuale. Legali, tematici, aneddotica, precedenti, teoria. Lei è qualcosa di speciale, lo sa. Quando avrà deciso cosa, me lo dica. Oh mio Dio! Non è possibile. Ho notato che questo caso ha fatto uscire la vena oratoria che c'è in lei. Beh, ho cercato di trovare una tonalità, un colore che lo definisse interamente. Una sorta di grandeur malinconica, se vuole. Bene, è tutto qui. Si è sporcata. Ci penso io. Ci restano 2 giorni per finire il suo discorso. Meglio se comincia a dettare. Giusto. Traduzione simultanea è come prendere una stanza alla Torre di Babele. E vi assicuro, signori, che chiunque abbia disegnato quei paraorecchie... Jeffrey, sono delle cuffie, Sir cuffie, Jeffrey. Sì. Chiunque le abbia disegnate non le ha certo provate sulla parrucca di un avvocato. Oh, non tema, su di lei saranno perfette. Allude al mio taglio di capelli. Chi è quell'uomo ragione? È uno psicologo. L'esercito l'ha voluto qui per via del rischio di suicidio fra gli imputati. Scusi un momento. Cin cin. Bob! Francis, c'era un volo pronto per portarla a Norimberga. Doveva essere qui 2 settimane fa. Le è preso un improvviso attacco di mal d'aereo. Volevo un po' di tempo per studiare il caso. Ho lavorato durante la traversata. Ora sono ben preparato. Qualcuno dei miei colleghi è presente? Più tardi, Francis. Ho un paio di cose da dirle prima. Dovrebbe provare un po' di vodka. No, grazie. No, ma deve assaggiarla, la vodka rende forte, sa. Noi però lo facciamo sempre, le garantisco. Non si possono mescolare. E in Russia lo facciamo sempre. In Francia, la ringrazio. Mi scusi. Prego. Guardi, Bob. È un regalo della mia famiglia. Lo donerò con i miei appunti alla mia alma mater. Credo che le future generazioni... Francis. Cosa? Per quanto riguarda la carica di presidente della Corte di Giustizia, gli inglesi sono disponibili a sostenerla, però... Sì? Però non è nel miglior interesse del processo. Gli americani sono già troppo dominanti. Questo lavoro è prodotto dallo sforzo di uomini e paesi diversi. Io sono ampiamente qualificato. Non c'è dubbio. Ebbene, chi sarà? Sir Geoffrey Lawrence. Gli inglesi hanno una sensibilità affine alla nostra. Ed è molto meglio di De Vabro, che Dio ce ne scampi, di Nikchenko.
Credo di poter convincere anche i francesi. Tutti quanti in America erano certi che sarei stato io il presidente. Francis, il suo ruolo qui sarà incredibilmente importante. È molto probabile che sia l'ultimo processo della mia carriera, Bob. Questo sarà il mio canto del cigno. Un grande onore. Francis, lei concluderà una grande carriera. Con grande onore. Ora che lei si è tolto di mezzo, con chi lo rimpiazziamo, secondo voi? Non siamo mica a Broadway, John. Non c'è bisogno del sostituto. Ci sono ancora 21 imputati. Mi sembra un ottimo numero. Oh, abbiamo i pezzi grossi. Biddle non è di buon umore. Comprensibile. Signori, vorrei presentarvi il giudice Francis Biddle. Finalmente ci incontriamo. C'è Jeffrey Lawrence. Piacere. Giudice DeVabra. Piacere. Sono Maxwell Fife. Piacere. Signore e signori, vorrei porgere un saluto ai miei colleghi, uomini di legge. Lavoro fortunato il nostro, possiamo esprimere ciò che pensiamo. Mentre i diplomatici devono comportarsi come cagnolini al guinzaglio. Alla legge! Alla legge! Mi chiedevo se le andrebbe di ballare con me. Io però non sono molto brava. Beh, vorrà dire che ci vergogneremo in due. Io penso che non ci sia bisogno di strizzacervelli nell'esercito, ma dato che è qui, capitano, farò massimo uso di lei e lei farà in modo che non perda più neanche un prigioniero. Da quanto ho potuto vedere, colonnello, lei ha creato il contesto per il perfetto suicidio di massa. Come sarebbe a dire? Questi uomini non fanno altro che sedere e pensare al loro destino. Sono qui per questo. Se vuole mantenerli vivi, li deve tenere occupati sia mentalmente che fisicamente. Una biblioteca, ad esempio. Una biblioteca? Certo, farebbe un'enorme differenza e così anche un cortile. Io ho qualcosa di diverso in mente. Voglio che lei entri nella loro vita, dargli qualcuno con cui parlare e con cui aprirsi. Saranno felici di potersi sfogare con una persona positiva ed entusiasta quale lei sa essere. Le diranno cosa pensano, cosa hanno in mente. E lei riporterà ogni cosa a me. Colonnello... Ah, non mi parli di morale o di etica, capitano. Questi uomini sono prigionieri, criminali, non pazienti. A lei la scelta, capitano. Decida. La biblioteca e il cortile, signore? Sono soli. Questo posto è peggio di quanto pensassi. È un incubo. Dove ci daranno i passi per la stampa? Al Palazzo di Giustizia. A cosa serve quella sbarra davanti alla gente? Fantaccesoia. Taglia i fili che i tedeschi tendono lungo la strada di notte. Molti GI sono rimasti decapitati. Carini. Siamo, signori. Lascerò i vostri bagagli all'albergo. Va bene. Molte grazie, amico. Vediamo. Accompagnati ai loro posti. In coda, signori. In coda, per favore. Guardate. Sono le macerie. Bitte. State più vicini, per favore. Grazie. Berlin, Berlin, die ewig junge Stadt, das ist Berlin, Berlin, die meine Liebe hat, genau im Mittelpunkt der Welt, hat sie der Herrgott hingestellt, du mein Berlin, Berlin. Rudolf, l'hai messa nel piede sbagliato. Cosa? La scarpa. Ah, sì. Sembra che S dia i numeri. Sta
sta recitando. È molto intelligente. Se fosse così intelligente, non avrebbe passato gli ultimi 4 anni chiuso in una prigione inglese. Ho consegnato i miei diari agli americani di mia volontà. Io cercai di dimettermi dalla carica di governatore generale della Polonia perché non approvavo le persecuzioni contro gli ebrei. Chiunque leggerà i miei diari capirà perfettamente che cosa c'era nel mio cuore e si renderà conto che le cose che io ho scritto sugli ebrei, gli ordini che ho firmato, non erano sinceri. Io le credo, Herr Frank. Eppure, lei quelle cose le ha fatte. Come se lo spiega? Non parlo legalmente, non sono avvocato né giudice. Come riesce a spiegarlo a se stesso? Io non lo so. È come se fossi due persone. Lance Frank che vede qui e Lance Frank leader nazista. Mi domando continuamente come l'altro Frank ha potuto fare quelle cose. Questo Frank guarda l'altro Frank e dice: tu sei un uomo orribile. E l'altro Frank cosa risponde? Lui dice che non voleva perdere il lavoro. Camerati, quando domani comincerà questa farsa grottesca, non dimenticate che siamo qui per una ragione. Una ragione soltanto. Siamo stati sconfitti. Ma molto presto la generosa nazione tedesca renderà onore alla nostra eredità. Dottore, che cosa fa un tedesco da solo? Un uomo onesto. Due tedeschi? Un partito. Tre tedeschi? Una guerra. Herr Göring, il suo è davvero buon umore? O tiene sotto controllo la paura? Paura? Di che dovrei avere paura? Ho mandato in battaglia migliaia di uomini, sapendo che ben pochi sarebbero tornati. E io, il loro comandante, ora dovrei tremare perché affronto il nemico? Dai un po' di lucido. So di essere un uomo condannato, ma è una cosa priva di conseguenze. C'è ancora molto lavoro da fare. E ricordi le mie parole. Verrà fatto. Un inglese? Un idiota? Due inglesi? Un club? Tre inglesi? Un impero. Oggi ho parlato con alcuni dei traduttori. Quel flusso costante che lei deve mantenere non è facile, non è solo un problema di parole. È un fatto di ritmo, di pause alla fine del periodo. Forse dovremmo provare un pochino stanotte, non tutto il discorso, non si guasti la voce. Incredibile. Buongiorno, tenente Willis. Buongiorno, signore. È ora, Reich Maresciallo. Che aspetto ho? È perfetto, signore. Come si sente? Eccitato. Aspetto da molti mesi. Molti mesi di silenzio. Finalmente sarò ascoltato. Possiamo? Non mi è permesso, signore. Oh, certo, capisco. Fuori i prigionieri!
questo intervento ci spostiamo da questa parte e poi laggiù a destra. Bene, signore. C'è la musica? No. Sir Jeffrey, con i miei rispetti. Mi fa un grande onore. Dopo di lei. In piedi! Il dibattimento che sta per avere inizio è un caso unico negli annali della giurisprudenza. Agli imputati è stata presentata copia dell'atto di accusa. Si dichiarino ora colpevoli o non colpevoli. Hermann Göring. Ho qui una dichiarazione da leggere alla Corte. L'imputato non è chiamato per tenere discorsi, ma per dichiararsi colpevole o non colpevole. Io mi dichiaro, ai sensi dell'atto di accusa, non colpevole. Rudolf Hess. No, no. Riporti come non colpevole. Joachim von Ribbentrop. Non colpevole. Wilhelm Keitel. Non colpevole. Ernst Kaltenbrunner. Mi dichiaro non colpevole. Alfred Rosenberg. Non colpevole. Hans Frank. Non colpevole. Wilhelm Frick. Non colpevole. Julius Streicher. Non colpevole. Walter Funk. Non colpevole. Hjalmar Schacht. Non colpevole. Carl Denitz. Non colpevole. Erik Ryder. Non colpevole. Walter von Schirach. Non colpevole. Fritz Sauckel. Non colpevole. Alfred Jodl. Non colpevole. Franz von Papen. Non colpevole. Otto Zeiss Intracht. Non colpevole. Albert Speer. Non colpevole. Konstantin von Neurath. Non colpevole. Hans Fritzsche. Non colpevole. Tutte le dichiarazioni sono state registrate. Procuratore Jackson, la sua ringa d'apertura, prego. Con il permesso della Corte, il privilegio di aprire il primo processo della storia per crimini contro la pace nel mondo impone una grave responsabilità. Le azioni che vogliamo condannare e punire sono state così deliberate, così malvagie, così devastanti, che la civiltà non può tollerare che vengano ignorate, perché non potrebbe sopravvivere se fossero ripetute. Che quattro grandi nazioni, eccitate dalla vittoria e inasprite dalle ferite subite, abbiano rinunciato alla vendetta e spontaneamente consegnato i loro prigionieri al giudizio della legge, è uno dei più significativi tributi che il potere abbia mai pagato alla ragione.
Se questi sono i primi uomini leader di una nazione sconfitta a venire processati in nome della legge, noi condividiamo che debba venir loro concessa la presunzione di innocenza e accettiamo l'onere di provare gli atti criminosi e la responsabilità di questi imputati nel compimento degli stessi. Il nostro scopo non è quello di incriminare tutto il popolo tedesco. Hitler non ottenne questo potere dalla maggioranza, ma fu scelto da una malefica coalizione di rivoluzionari, reazionari e militaristi. Voi sentirete oggi e nei giorni che verranno l'enormità e l'orrore dei loro atti. L'accusa vi fornirà irrefutabili prove di eventi che hanno dell'incredibile. Io facevo parte degli uomini che durante la guerra ascoltavano molte storie di atrocità con sospetto, con scetticismo. Ora non più. L'elenco dei crimini contempla tutto quello che è stato concepito dal loro patologico orgoglio, dalla loro crudeltà e ossessione per il potere. Sentirete della repressione nei campi di lavoro, la vessazione della Chiesa, la persecuzione degli ebrei, la conversione del mero antisemitismo in un deliberato progetto di sterminio degli ebrei d'Europa. Sentirete la lunga serie di aggressioni, invasioni e violazioni di trattati, del terrore che dominava la Germania, della devastazione perpetrata nei territori occupati. E allora voi comprenderete che la vera parte civile in questo processo è la civiltà. La civiltà che vi chiede per quanto tempo ancora la legge dovrà rimanere impotente verso crimini di tale ampiezza e criminali di tale ordine di importanza. La civiltà non si aspetta che dichiarate le guerre imprese impossibili. Quello che si aspetta è una azione giuridica che metta la forza del diritto internazionale, i suoi precetti, le sue proibizioni e soprattutto le sue sanzioni al servizio della pace, così che uomini e donne di buona volontà e di ogni paese possano vivere la loro vita non sotto l'egida di un uomo, ma sotto quella della legge. La corte si aggiorna. L'arringa di Jackson, patetica, una montagna di niente. Mi sono addormentato due volte. Il cibo è molto buono. Ti faranno mangiare così tutti i giorni? Ti fanno sempre mangiare bene prima di impiccarci. Sì, questo è vero. Non possono impiccarci. Siamo soldati. Devono fucilarci. Per favore, devi smetterla di parlare così. Ci dobbiamo concentrare sulla difesa. Se non ti va più, Frank, dallo a me. È un peccato sciupare del buon cibo. Guarda cosa hanno fatto alla tua bellissima città. Norimberga non è mia. Ma lo era. Mai visto niente di più straordinario dei Parteitagen che organizzavi in settembre. Cieli notturni come enormi falò. Per le strade passavano con le torce 250.000 persone che correvano verso i campi Zeppelin. Rimanevo là per ore, crogiolandomi al sole del Führer. Poi conducevo un gruppo della mia Hitlerjugend al fiume e facevamo il bagno. E spegnevamo così il fuoco che bruciava dentro di noi. Ma ora tutto questo sembra un sogno. Un sogno strano, sconcertante e meraviglioso. Non era un sogno, era un incubo. Un incubo creato da noi da cui dobbiamo risvegliarci. La luce negli occhi di Hitler non era il sole, era la pazzia. Il pubblico ministero inglese è pronto? Sì, signore, l'ufficio è pronto.
Vostro onore, con il permesso della corte vorrei leggere la deposizione giurata di Hermann Friedrich Greber, un imprenditore edile tedesco che lavorò come civile alle dipendenze dell'esercito tedesco nell'Ucraina occupata dal 1941 al 1944. In molteplici occasioni egli fu testimone di omicidi di massa di ebrei ucraini perpetrati dalle SS o Schutzstaffen, l'organismo di polizia e sicurezza del partito nazista. Uno di questi eventi, lui dichiara, ebbe luogo il 5 ottobre 1942 presso la città di Dobno. Quella mattina Herr Greber fu informato del fatto che tutti i 5.000 ebrei della città di Dobno sarebbero stati caricati su camion della SS e trasportati in un luogo vicino al suo cantiere per venire giustiziati e sepolti in fosse comuni. Allora io mi diressi lì e vidi vicino al cantiere dei gran mucchi di terra e molti camion della SS fermi di fronte ad essi. Udivo colpi di fucile in rapida successione che provenivano dal retro dei mucchi di terra. Le persone che vedevo scendere dai camion, uomini, donne e bambini di tutte le età, dovevano togliersi i vestiti sotto gli occhi di un uomo delle SS armato di frusta. Tutte queste persone indossavano la regolamentare fascia gialla che li qualificava come ebrei. E senza un grido o un lamento, questi esseri umani nudi si stringevano ai loro familiari, si abbracciavano e si dicevano addio. Io guardavo una famiglia di 8 persone, un uomo e una donna con dei bambini e 2 ragazze più grandi. Una donna anziana coi capelli bianchi teneva il più piccolo, un bambino di un anno giù di lì. Lo teneva in braccio, gli cantava canzoncine e gli faceva il solletico. E il bambino rideva ed era felice di questo gioco. E tutte le persone intorno li stavano a guardare con le lacrime agli occhi. Il padre teneva per mano un ragazzino di circa 10 anni e gli parlava con dolcezza. Il ragazzo si sforzava di non piangere. Il padre puntò il dito al cielo e poi diede uno scappellotto al ragazzo. Sembrava che gli spiegasse qualcosa. A quel punto l'SS addetto alla fossa urlò ai suoi camerati un ordine. Un altro SS contò 30 persone e ordinò loro di andare dietro al mucchio di terra. Tra questi, la famiglia che ho appena menzionato. Rammento una ragazzina snella con i capelli neri che, quando passò accanto a me, indicò se stessa e disse: io ho 23 anni. Allora girai intorno al mucchio di terra e improvvisamente mi trovai di fronte a un'enorme fossa. I corpi erano strettamente incuneati e giacevano uno sull'altro, così solo la testa era visibile. Tutti avevano la testa e le spalle coperti di sangue. Alcune delle persone giustiziate si muovevano ancora. Alcune allargavano le braccia o giravano la testa per far vedere che erano ancora vivi. La fossa era piena per circa 2/3. Io calcolai che doveva contenere circa 1 migliaio di esseri umani. Le vittime, completamente nude, scendevano alcuni gradini che erano stati scavati lungo una parete della fossa, camminando sulle teste di chi giaceva sotto di loro. E si mettevano dove le SS dicevano loro di mettersi. Si stendevano di fronte ai morti o ai feriti. Alcuni accarezzavano quelli che erano ancora vivi e gli parlavano a voce bassa. Poi udii una serie di spari. Guardai di nuovo verso la fossa e vidi i corpi che ancora si contorcevano mentre le teste ormai prive di vita erano appoggiate ai corpi che giacevano sotto di loro. Quando io tornai dall'altra parte, notai che c'era un altro camion appena arrivato. Questa volta trasportava i malati e gli infermi. Io vidi una donna anziana molto magra e fragile con delle gambe orribilmente sottili. Venne spogliata dagli altri che erano già nudi, mentre 2 persone la tenevano in piedi. La donna era visibilmente paralizzata. Quegli uomini nudi la trasportarono oltre il mucchio di terra e le uccisioni ripresero.
firmato Friedrich Greber. Qualcuno ha mai sentito nominare questo Greber? Giornata, signore. Oh, al contrario, un pranzo eccellente, direi, con vista sulla città. E in tribunale abbiamo i posti migliori. Via le manette! Quanto andranno avanti con questa storia di Greber? Non ha niente a che fare con noi. Non ci hanno neanche menzionati. Hanno ben poco contro di noi se tirano fuori questa roba. Ho sempre avuto il sospetto che il procuratore inglese fosse ebreo. Adesso ne ho la prova. Chiudi la bocca, smettetela di fare gli ingenui. Questo è un processo. È ovvio che diranno cose terribili. Non è ancora cominciata. Prigionieri in cella! Sogni d'oro. Buonanotte, Reich Maresciallo. Vostro onore, vorrei dare lettura del documento 294 PS che descrive il reclutamento della manodopera e come veniva eseguito. Procuratore Jackson, lei ha letto alla corte 8 documenti su questo argomento, uno praticamente identico all'altro. Ritiene necessario leggere anche il 9? Lo è, signore. Molto bene. Prego, continui. Il documento 294 PS inizia in questo modo. Tenente, sono giunto alla conclusione che la sentenza sia già stata emessa da un pezzo. Il procuratore Jackson ci ha condannato a morire di noia e ci sta riuscendo in modo ineccepibile. Invece il Führer, ah, che grande oratore. A un raduno qui a Norimberga è riuscito a tenere un pubblico di 250.000 persone in palmo di mano per un pomeriggio intero. In termini di strategia legale, l'approccio documentario è inattaccabile. Ma come impatto? Mi duole doverlo dire, quanto di più stupido. Beh, Sir Maxwell, questo è un processo, non uno spettacolo teatrale. Ma vogliamo vincere, no? Un processo è uno spettacolo, Robert. Che le piaccia o no, è uno spettacolo. E i 4 onorevoli signori che stanno sullo scranno del giudice sono impressionabili quanto un pubblico. State parlando di testimoni? I testimoni daranno al processo un volto umano. Una testimonianza di peso aumenta il rilievo della prova documentaria. Signor Pachelor, quando era detenuto a Dachau, le venne chiesto di prendere parte ad un esperimento medico? Sì, signore. E il dottor Rauscher, il medico nazista che ne curò la supervisione, le spiegò le motivazioni dell'esperimento? Disse che la Luftwaffe aveva un problema e i suoi piloti, che venivano abbattuti nel mare del nord, spesso sopravvivevano anche a bassissime temperature, però poi morivano una volta tratti in salvo. Lo scopo dell'esperimento era di prevenire queste morti. E che tipo di esperimento mise in atto? All'inizio diedi una mano a spogliare alcuni miei compagni e poi li misi in una vasca colma d'acqua. Lei fu obbligato a fare questo ai suoi compagni? Sì. Continui. E poi aggiungemmo dei grossi pezzi di ghiaccio. Gli inserimmo dei termometri nel retto per essere sicuri che stessero congelando. Poi mettemmo alcuni di loro nell'acqua calda, altri nell'acqua tiepida, altri ancora vicino a una donna nuda, una deportata, in modo che il dottore potesse capire quale metodo adottare per rianimarli. Signor Pachelok, vuole essere così gentile da leggere per noi queste conclusioni, tratte dal meticoloso rapporto del dottor Rauscher. Un
un riscaldamento rapido, in ogni caso preferibile un riscaldamento lento, perché dopo la rimozione dall'acqua gelata, la temperatura corporea continua a scendere rapidamente. Un riscaldamento da calore animale è troppo lento. Grazie. Signor Pakerog, quali furono le conseguenze riportate dai soggetti di questo esperimento del dottor Rauscher commissionato dalla Luftwaffe? La maggior parte fu colta da convulsioni e morì. Grazie. Nel 1942 fui arrestata, interrogata, e mi ordinarono di firmare una confessione falsa. Io rifiutai. L'ufficiale tedesco fece delle minacce. Io gli risposi: non ho paura di morire. E lui disse: abbiamo mezzi a nostra disposizione che sono peggio della morte vera. La prego, continui, madame. Dopo pochi giorni mi ritrovai imprigionata insieme a altre 230 donne francesi in un vagone sigillato, diretto ad Auschwitz. Un vagone sigillato? Né cibo, né acqua. Niente. Ad Auschwitz il treno coprì quasi l'intero tragitto sino alle camere a gas. Tolsero i sigilli ai vagoni e i soldati ci fecero scendere. Io vidi uomini, donne, bambini, coppie di anziani obbligati a separarsi. Madri obbligate ad abbandonare i figli. Nessuno sapeva che cosa li aspettasse. Chi era stato scelto per la camera gas venne mandato in un edificio di pietra rossa. Vidi che la mia amica, Annette, era destinata lì. Allora mi disse: ti affido il mio bambino se riuscirai a tornare in Francia. Mise un braccio sulle spalle della donna che le camminava accanto e cominciò a cantare la Marsigliese. Una notte fummo svegliati da delle orribili grida. Il giorno dopo scoprimo che i nazisti avevano esaurito il gas e i bambini erano stati gettati dentro ai forni da vivi. Delle 230 donne stipate in quel vagone, che lei sappia, quante tornarono da Auschwitz? 49. Grazie, madame. Può andare. Il materiale è arrivato stanotte. Sono stato in piedi fino all'alba per visionarlo. Sono in pochi ad aver visto il filmato. Bob, fallo esibire come prova, subito, stamattina. Cosa c'è nel film? Non si può descrivere. Con il permesso del tribunale, gli Stati Uniti vogliono esibire questo film come prova. Si tratta di immagini cinematografiche riprese da alcuni operatori dell'esercito alleato quando liberarono le zone in cui erano localizzati i campi di concentramento. Vai.
mamma. Venga, signora, l'aiuto io. Poi è arrivato quell'orribile film. Propaganda. Sono capaci tutti. Un taglio di qua, un taglio di là e non batter d'occhio. Ecco il film. Quelle immagini. Mi sono letto ogni possibile relazione, rapporto, statistica. Non ho mai veramente capito finché non ho visto quel film. Io invece non capisco. E non capirò mai. Esseri umani civilizzati che fanno questo ad altri esseri umani civilizzati. Forse abbiamo sopravvalutato la civiltà. Buonanotte, tenente. Buonanotte, Reich Maresciallo. Schwarz-braunes Mädel, du bleibst zu Haus, ein darm Mädel, Mädel, wink, 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 unter einer grünen Lierlind sitzt ein kleiner Fink, wink, wink, ruft nur immer Mädel, wink, sitzt ein kleiner Fink, wink, wink, ruft nur immer Mädel, wink, der Wirt muss sorgen, er soll die Kappe kämpfig sein, sonst kehren wir morgen beim anderen ein. Ein darum Mädel, Mädel, mit, 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 unter einer grünen Lialit. Sie ist ein kleiner Fink, 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 ruft nur immer Melodie. Sie ist ein kleiner Fink, Fink, Fink. Io continuo a chiedermi,
Il Führer non doveva restare con noi e condividere il nostro destino invece di suicidarsi? Volevi che il Führer finisse davanti a un tribunale straniero? E subisse lo stesso tipo di umiliazioni che subiamo noi? È un codardo! Un pazzo! Gli dai quello che vogliono! Loro vogliono che ti comporti da imputato! Che ti alzi in piedi e dici che hai sbagliato! E pur di ottenerlo, ti offrirebbero qualsiasi cosa! Per salvare le nostre vite, saremmo pronti a tradire il Führer? A tradire il partito? A tradire la patria? Io dichiaro a tutti voi che sono pronto a morire, e con gioia, ma non dirò mai abbiamo sbagliato. Sono l'unico qui? Sono da solo l'unico? Mi aiuti a capire quanto è accaduto oggi a pranzo. Göring ha la capacità di dominare, di intimidire, pur non possedendo uno straccio di potere. Sì. Come lo spiega lei? Abitudine. Istinto. Quella componente dell'anima tedesca che risponde bene all'autorità. Reale o immaginaria. Le ragioni sono queste? Sì. Ma le parole che diceva, il pensiero, non hanno alcun impatto. Quali parole? Quale pensiero? È pura banalità. Il nazismo aveva le sue fondamenta nella più vuota banalità. Un uomo come lei, sedotto dalla più vuota banalità. Sì, perché puoi darle il significato che più ti conviene. Dottore, di che cosa voleva parlarmi? Da un po' sto cercando di incoraggiare alcuni degli altri imputati ad unirsi a me accettando la colpevolezza ed esprimendo rimorso. Ho fatto progressi con Frank e avevo buone speranze, ma Göring vuole impedire che questo accada. E io temo che ci riuscirà, se non viene fermato. Ho capito. Plotone, avanti! Fianco sinistro, sinistro! In piedi! Herr Göring, ritiene che il partito nazista abbia preso il potere legalmente? Certo. E sono ben lieto di esporre nei dettagli la storia di quelle elezioni. Ma voglio aggiungere che quando prendemmo il potere eravamo determinati a mantenerlo, indipendentemente dalle circostanze, senza più affidarlo al caso, alle elezioni o a una maggioranza parlamentare. È sempre stato nei nostri piani, una volta preso il potere, che avremmo eliminato il Reichstag, disciolto i parlamenti regionali e i diritti individuali. Come nacque l'idea di unire le due figure di capo dello Stato e capo del governo in una persona sola? Adolf Hitler. Beh, è molto semplice. Prendemmo esempio da un'analoga dualità, cioè quella del presidente degli Stati Uniti. E l'idea dei campi di concentramento? Quell'idea fu mia. Dovevamo eliminare il pericolo. E c'era una sola via praticabile. La custodia protettiva. Come poteva il partito governare senza ristabilire un ordine? E come poteva mantenere quell'ordine se i suoi nemici, e primi fra tutti i comunisti, agivano in piena libertà? Non ho altre domande. Dove è stato? Congratulazioni. Mi scusi. Complimenti. Grazie a voi. Io non capisco. Ha deciso di impiccarsi da solo. C'è in ballo qualcosa di molto più importante della sua vita. Quell'uomo, grazie a questo tribunale, si rivolge a tutto il popolo tedesco. Le suggerisco di far isolare Göring dagli altri imputati quando non è in aula. Congratulazioni, ne sarebbe stato orgoglioso.
Aprite la cella. Io non capisco. Perché fate questo? Dentro. Noi stiamo solo eseguendo gli ordini. Bob, nel controinterrogatorio vai giù dritto e con forza, in modo che sia sempre sulla difensiva. Non dargli respiro. Non vedo il motivo di seguire questa linea. Praticamente si sta incriminando da solo. Devo solo fare le domande giuste e lasciarlo rispondere. Preparati a qualcosa di più impegnativo. In caso serva. Grazie. Di niente. Perché vengo punito come un bambino? Spear, vero? C'è lui dietro. Deve aver detto al colonnello Andrews di adottare questa linea d'azione. Potrei essere stato io. Perché il dottor Spear? C'è una qualche forma di rivalità tra voi due? Lui si vergogna di essere nazista. Io invece no. E vuole infettare gli altri con la stessa malattia. Lei non si vergogna. Il mondo intero ha visto le prove degli orrori commessi dalla Germania nazista e lei continua a difendere il suo operato. Ho visto così tanto orrore nella Prima Guerra Mondiale. Migliaia di connazionali umiliati, degradati, morti di fame. No, mio caro dottore. Non sono un mostro disumano senza alcun riguardo per la vita. Quelle atrocità non mi hanno lasciato indifferente. Noi siamo stati accusati di un tal numero di azioni spaventose che è difficile stargli dietro. Ci ha provato? Io facevo la guerra. E in guerra ogni nazione fa i suoi egoistici interessi. Si deve essere pratici. Io sono un uomo pratico. E sono un soldato. E il codice del soldato è l'obbedienza. L'obbedienza. Lo trovo spiritoso. La cieca obbedienza senza responsabilità. In questo paese non c'è nessuno che si prenda la responsabilità di qualcosa, vero? Che sia capace di dire no. Vada nelle celle di questa prigione. Cosa troverà? Uomini che dicono sì. Chi è capace di dire no finisce sottoterra. Cosa le è preso? Non sarà mica ebreo. Invece sì. Lo sono. Ah, capisco. Bene. Siamo di fronte a una situazione interessante per entrambi, no? Bocca al lupo, eh? Allora, cosa hai in mente? Non si capisce. Signore? Il testimone ripeta dopo di me. Giuro su Dio onnipotente e onnisciente. Giuro su Dio onnipotente e onnisciente. Che dirò solamente la pura verità. Senza omettere né aggiungere niente. Che dirò solamente la pura verità senza omettere né aggiungere niente. Signor procuratore capo, lei è senza dubbio consapevole di essere l'unico ancora vivo in grado di esporci quali fossero i veri scopi del partito nazista e dell'operato della sua leadership. Sì, ne sono consapevole. Sin dall'inizio, lei insieme con i suoi, diciamo, colleghi, era intenzionato a rovesciare, come in effetti avete rovesciato, il precedente governo della Germania, la Repubblica di Weimar. Io l'ho voluto fermamente. E non appena preso il potere, voi immediatamente aboliste il parlamentarismo e ogni forma di governo democratico. Non lo ritenevamo più necessario. Non è vero che per questo molti subirono la deportazione in campi di concentramento senza neanche essere processati? Va operata una distinzione tra due diverse categorie. Coloro che avevano effettivamente agito contro il nuovo Stato, naturalmente vennero processati. Gli altri, che avrebbero potuto commettere dei crimini ma non li avevano ancora commessi, come i funzionari del Partito Comunista che ci attaccarono. Ha risposto alla domanda. Grazie. Vorrei poter finire di spiegare. Lei avrà l'opportunità di finire la sua spiegazione durante l'interrogatorio del suo difensore. Ora,
Non è vero che lei impedì qualunque intervento della magistratura nel procedimento da lei definito custodia protettiva temporanea? Credo di averle già risposto, ma vorrei poter aggiungere una spiegazione come corollario. Lo farà con il suo avvocato. Parliamo dei campi di concentramento. Procuratore capo Jackson, il tribunale ritiene sia diritto dell'imputato fornire qualsivoglia spiegazione pertinente alla domanda posta. Questo tribunale le dà il permesso di illustrare meglio la sua risposta e io ascolterò la spiegazione. Volevo dire che io emanai un decreto dove stabilivo che chi veniva condotto nei campi doveva essere informato dopo 24 ore sul motivo e dopo 48 ore gli venisse offerta assistenza legale, fermo restando l'ordine che impediva qualunque interferenza da parte della magistratura. La custodia protettiva significava per lei mettere in prigione individui che ancora non avevano commesso crimini ma che avrebbero potuto commetterli in futuro? Esatto, come le elevate misure di protezione adottate nella Germania di non oggi. Non le ho chiesto della Germania di oggi. Procuratore capo Jackson. Questo è un lavoro mal preparato. L'imputato ha il permesso di continuare la spiegazione. Dice di essere stato contrario all'attacco verso la Russia, ma non fece mai parola di questo al popolo tedesco. Non esercitò alcuna pressione per impedirlo, né si dimise proteggendo così il suo ruolo nella storia. Eravamo in guerra e le divergenze di opinioni non vanno riportate in pubblico durante la guerra. È accaduto anche nel suo stesso paese. In secondo luogo... Così è sufficiente. Non ho finito. In secondo luogo... Vostro onore, per favore. L'imputato ha il permesso di concludere. In secondo luogo, l'ipotesi che io potessi dimettermi è qualcosa che non voglio nemmeno discutere, perché io ero un ufficiale, un soldato, al servizio del mio paese. Ora terzo, le chiedo io questo. Non ero, vostro onore, per favore! Io non ero e non sono uomo capace di voltare le spalle a colui al quale ho giurato fedeltà ogni volta che non la pensa come me. Io non ho mai pensato minimamente di lasciare il Führer. L'imputato si comporta in modo sprezzante e oltraggioso verso questo tribunale che gli sta offrendo qualcosa che lui non ha mai offerto a nessuno, né ai vivi né ai morti. Obiezione, vostro onore. Vuol farmi altre domande? È arrivato il momento di aggiornare l'udienza. Grazie, amici miei, dal profondo del cuore. Grazie davvero. Discorso notevole, degno del signore. Colpo basso dai giudici. Coraggio. In fondo era solo il primo round. Se hai bisogno di qualcosa, io ci sono, non dimenticarlo. L'udienza di oggi è opinione tangibile e diffusa che Hermann Göring abbia al momento il controllo della situazione. Sarà Jackson o chiunque altro capace di fermarlo? Sì, Bob. Giudice, io non ho lasciato la Corte Suprema per venire a combattere in Germania un mio connazionale. Ne sta facendo una questione personale, lo trovo indecoroso. Chiunque avrebbe motivo di pensare che ha deliberatamente cercato di sabotarmi. Bob. Lei ha offerto a Göring la possibilità di un pubblico. Ora deve lasciare a me la piena possibilità di controllarlo alla prossima udienza. Senta, Bob. Cerchi di accettare il fatto che lei non era al massimo oggi. Ora ha 2 giorni per il secondo round. Pensi solo a questo. Da di da dum, da di 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 di, da 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 dum, da 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 da.
niente, signore? No, sono troppo eccitato per mangiare. Ha potuto sentire la mia risposta quando Jackson ha parlato di dimissioni? Gli ho dato una lezione di lealtà. Avrebbe dovuto vedere la faccia di Jackson. Concetto totalmente sconosciuto per lui. Se non lo conoscessi bene, direi che è ebreo. No, no, lo tenga, lo tenga. Ci sono incise le mie iniziali. È molto bello. Non lo dimenticherò. Lo so, tenente, lo so. Sieda. Sa, gli amici mi chiamano Tex. Va bene, Tex. Le dirò una cosa, Tex. L'America presto capirà che sbaglia a combattere la mia filosofia. Noi dovremo lottare insieme per sconfiggere il comunismo. Lei crede? Oh sì. E lei? Sì. Certo, noi siamo un esempio, no? Sì. Vorrei dettarle un telegramma. Presidente Harry Truman, Casa Bianca. Presidente, la prego di accettare le mie dimissioni dalla carica di procuratore capo. Bob. E di nominare il mio sostituto il prima possibile. Bob, non mi chieda di scriverlo. Non lo farò. Lei oggi ha visto che non sono all'altezza di questo compito. Io posso restare per puro orgoglio e rovinare tutto quello che abbiamo costruito con immensa fatica, oppure farmi indietro. Bob, lei è tutt'uno con il processo. Quello che significa, quello che rappresenta, è scaturito da lei. Ci sono i suoi pensieri, i suoi valori. Ho assaggiato il sapore del fallimento e ho capito che cosa avrebbe significato non solo per me, ma per tutti quelli coinvolti in questo processo. Mi ascolti, la prego. L'unico modo per trionfare è avere dei valori più forti dei suoi. Credere nelle proprie idee più di quanto ci creda lei. È forse così, Bob? Forse Hermann Göring crede nei propri ideali più di quanto lei creda nei suoi. Ha ragione. E grazie. Di niente. Ich verbrenne, wenn ich liebe und weiß, am Ende wird Enttäuschung sein. Ja, ich hab gefühlt, dass ich dich sta a sentire, quello che è successo non è del tutto colpa tua, Robert. Sai, avrei avuto problemi anch'io con un imputato di quel calibro che può dire quello che vuole per tutto il tempo che vuole. Ora che le gentilezze sono state esaurite, dimmi la verità. Beh, un danno grave, Bob. Hai introdotto il processo da una posizione di superiorità morale e come risultato ne sei diventato il simbolo più importante. Se non riesci a mantenerla, o se i piatti della bilancia si equilibrano, allora è il disastro. Hermann Göring usa questo processo per presentarsi come un filosofo statista, un secondo Hitler. Consideri Göring uno statista? No, per niente. Lo vedo come un essere riprovevole, come non umano. Allora trattalo come tale. Trattalo come il vile, connivente, sanguinario, fascista, bastardo che è. Thank you.
Signor capo procuratore, se è pronto. Fin dal principio, il compito di eliminare gli ebrei dalla vita economica della Germania venne a cadere sotto la sua giurisdizione. È corretto? Sì. Eliminazione dalla vita economica è corretto in parte. Dalla grande industria e dagli armamenti, se erano sotto il controllo degli ebrei. Quello fu il primo dei suoi provvedimenti legislativi? Il primo fu la rimozione dai pubblici uffici nel 33. Poi, nel 1936, lei personalmente promulgò un atto che prevedeva la pena di morte per chiunque trasferisse capitali all'estero. Sì, esatto. E un altro, secondo il quale tutti i danni causati alle proprietà degli ebrei nel corso delle rivolte antisemite del 33 dovevano essere pagati dagli ebrei stessi a loro spese e le domande di indennizzo forfettizzate dal Reich. Io firmai una legge simile, ma i termini esattamente non li ricordo. E lei non disse a proposito di quelle rivolte? Le mostro la trascrizione. Lei non disse: avrei preferito che uccideste 200 ebrei e non distruggeste oggetti di valore. Sono cose dette in un momento di malumore e di estrema tensione. Spontanee e sincere, in altre parole. E non ha firmato lei il decreto del settembre 1940 con cui ordinava la confisca dei beni degli ebrei polacchi? Sì, suppongo di sì, se è quello qui davanti. E un altro in cui stabiliva che gli ebrei non ricevessero alcun rimborso per i danni causati dall'attacco nemico o dall'occupazione tedesca? Se la legge porta il mio nome, deve essere così. Questa è la sua firma? Sembra la mia. Risponda sì o no. È la sua firma? Sì. C'è la sua firma su un decreto del luglio 1941, dove chiede a Himmler, ad Heydrich e alla SS di organizzare la soluzione finale della questione riguardante gli ebrei. Non è stato tradotto in maniera corretta. Io dissi soluzione totale, non soluzione finale. Lei scrisse queste parole ad Himmler: ti incarico di inviarmi quanto prima i dettagli programmatici circa l'organizzazione, la fattualità e gli strumenti materiali necessari all'auspicata soluzione della questione ebrea. Trova che la traduzione di quanto ha scritto ad Heydrich e a Himmler sia fedele? Riguardava i piani di evacuazione e di emigrazione degli ebrei. E ordinò a tutte le agenzie governative di cooperare con la SS nella soluzione finale della questione ebrea, non è così? Lì dentro non si parla di SS. Questo documento rivela che lei personalmente ordinò a tutte le agenzie governative di cooperare con la SS. Lei inviò questa lettera al Gruppenführer Heydrich. Questo non prova che le SS avessero a che fare con la soluzione della questione ebraica. Le dispiace ripetere, prego. Voglio essere molto chiaro. Ignoravo del tutto quello che ebbe luogo laggiù e i metodi usati nei campi di concentramento. Queste cose mi furono tenute segrete. E se posso aggiungere una mia opinione, neanche il Führer sapeva tutto di quegli avvenimenti. Ci sono prove in questa corte che circa 10 milioni di persone siano state sterminate. Uccise a sangue freddo. Vorrebbe farci credere che lei non sapeva e che neanche Hitler sapeva dello sterminio nei campi di concentramento. Sì. Ah. Hitler, in un incontro del 43, incontro che venne registrato, disse, cito le sue parole, virgolette: il ministro per gli affari esteri del Reich ha dichiarato che gli ebrei devono essere sterminati o deportati in campi di concentramento. Non c'è altra possibilità. Il ministro per gli affari esteri, Ribbentrop, parlò con Hitler di sterminio. E lei era più in alto di Ribbentrop. Era lei il secondo al comando. Era lei ad avere la direzione del piano quadriennale per l'economia. Quindi lei sapeva benissimo delle fedi nuziali, dei denti d'oro e degli occhiali cerchiati d'oro strappati alle vittime. E avete sentito che ci volevano 5 minuti supplementari per uccidere le donne, perché bisognava tagliargli i capelli che venivano usati per imbottire materassi. E niente. Lei non sapeva niente sul materiale proveniente da persone che erano state massacrate? No! No. Come si può immaginare una cosa del genere? Io stavo creando le fondamenta per il lancio della nostra economia nel mondo.
L'escursione è finita. Ma io non ho finito! L'imputato torni al suo posto. L'imputato torni al suo posto. Lo sapevo. Sulla torta sarebbe Göring vestito da Babbo Natale. Oh, lui lo farebbe anche. Dopotutto nel Terzo Reich aveva fama di bon vivant. Ho visto le foto di Göring e Hitler in un rifugio di montagna con addosso dei costumi tirolesi. Sembrano usciti da una grottesca operetta. Scusate. Sta andando via. Alcuni detenuti mi hanno chiesto di passare una vigilia di Natale con il rabbino. Ora il processo entrerà in una nuova fase, una fase molto importante, nella quale gli imputati saranno chiamati a scegliere se tergiversare e negare o prendersi la responsabilità delle loro azioni. E in questa fase lei è la persona migliore che abbiamo per influenzare la loro scelta. Oh, Russell, porti pure là. Frau Russell, c'è qualche problema? Non mi chieda di servire i russi, per favore. Sono nostri ospiti. Mio figlio è stato ucciso sul fronte russo. Ho capito, loro pensano io. Lei vada in cucina. Assaggi questo piatto, generale. Ho dimenticato come lo chiama Frau Hassel, ma è delizioso. Madame, in 20 milioni nel mio paese uccisi dai tedeschi. Mi posso offendere per una Hausfrau un po' snob? So solamente che non posso tenere sotto controllo tutti i risvolti politici del mondo, generale. Salute. Certo che i russi non passano mai inosservati. Beh, hanno sofferto la guerra più di chiunque altro, il che rende doppiamente doloroso che attirino così poca simpatia. Come va? Jackson ha deciso che non dovessero esserci mogli. Fa un ottimo lavoro per lui, non trovo? È incredibile. Thank you.
probabilmente il loro ultimo Natale. Buon Natale, colonnello. Feldmaresciallo. Oh, dottore. Come sta? Sono felice che sia qui. Prego. Si sieda. Lei è l'unico con il quale io possa parlare. Ma lei non parla con me, Feldmaresciallo. In un certo senso. Io le ho detto tutto sulla mia famiglia. Sì, ma non su di lei. Io vorrei capire perché un uomo come lei, un uomo della sua formazione, abbia ideato uno strumento come l'ordine comando. Soldati alleati, trovati oltre le linee nemiche uccisi e non fatti prigionieri. O il decreto notte nebbia. Membri sospettati di aderire alla resistenza, uccisi in segreto. Per ordine suo. Lo so. E la vergogna mi uccide. Non crede sia il momento di ammetterlo davanti al mondo? Non hai bevuto troppo, se tanto. Firmato ordini che violavano leggi e trattati internazionali senza farsi domande, senza porre obiezioni? Forse che un tenente dice al suo capitano: scusi un attimo, signore, devo consultare prima la convenzione Hague per vedere se mi sia consentito eseguire i suoi ordini. Se non avessimo obbedito, saremmo stati arrestati tutti. Si rende conto che senza il supporto dei suoi generali Hitler non avrebbe scatenato la guerra? Uno dei doveri di ogni soldato è quello di obbedire agli ordini. È il codice d'onore a cui ho sempre obbedito. Era anche il codice di chi comandava i campi di sterminio? Capitano? Oh, Tex, amico mio. Si accomodi, grazie. La prego. Si sieda. Grazie. Sono felice di vederla, Tex. Io so che il Natale può essere un momento molto triste se si passa da soli. Buon Natale, Reich Maresciallo. Oh, mio caro Tex, un dono lussuoso. Prosit. Cognac! Sì. Mi dica, che cosa farebbe ora se fosse a casa? La mattina di Natale a casa mia si aprono i regali e poi si va a messa. E dopo la messa andiamo a casa dei nonni per mangiare il tacchino arrosto. Finito il pranzo, mio nonno, mio padre e io usciamo e andiamo a caccia, di fagiani, di quaglie. Ah, a caccia! La caccia era la mia passione. Io ero il primo guardiacaccia della Germania. Sul serio? Ah. Andare a caccia nella mia tenuta a Karinhall era bellissimo. E Hitler veniva a caccia con lei? Questo non dovrei dirglielo, però Hitler non approvava la caccia. Trovava che uccidere gli animali fosse immorale. Era vegetariano. Davvero? Oh sì, vegetariano. Proprio così. Sì, ma questo non gli impediva di essere l'ospite più generoso d'Europa. Ah, i suoi party erano leggendari, i più raffinati caviali e champagne. Anche se non vi partecipava, non era persona intollerante. Era in grado di deliziare i suoi ospiti dal primo sorgere del sole fino al tramonto. Ah, mi rammento quando celebrammo il trionfo di Compiègne.
e assaporammo una dolce vendetta sui francesi che firmarono la resa nella stessa locomotiva dove noi avevamo firmato la capitolazione nel 18. Un momento indimenticabile. È vero, Tex. Non si dimentica. Mai. Sa una cosa, Tex? Io ho passato la mia vita in mezzo ai militari. E voglio dirle che lei mi ricorda molti valorosi giovani che ho avuto l'onore di avere al mio comando. Grazie. Buon Natale. Buongiorno, America. Scende il Natale anche su questa triste e tormentata città. E io sono qui, nel suo tetro palazzo di giustizia. Come ad ogni Natale, ovunque, risuonano le parole pace in terra. Ed è qui che il futuro della pace potrebbe vedere le sue fondamenta. Herr von Ribbentrop, è vero che in qualità di ministro degli esteri lei obbligò la Cecoslovacchia alla resa minacciandola in caso contrario di aggressione? No, questo non è affatto vero. Minacciò di inviare le truppe, la cui superiorità era schiacciante, e quindi di bombardare Praga. Quali altre minacce poteva mettere in campo? La guerra, per esempio. La guerra? E quella cos'era se non la guerra? Ribbentrop dovrebbe essere impiccato per stupidità. È il crimine più grave in assoluto. Nel suo giornale lei scrisse: gli ebrei sono una nazione di succhia sangue e strozzini. Ritiene che sia un incitamento all'odio razziale? No, non è un incitamento all'odio razziale. È un puro, semplice fatto! Dottor Funk, era presidente della Reichsbank durante la guerra? Lo sono stato, sì. Accettò depositi un po' inconsueti nella sua banca, vero? Non credo di capire a che cosa si riferisce. Mi riferisco a depositi effettuati dall'SS che venivano dai campi di concentramento. No, no, non sono a conoscenza. Nei sotterranei della Reichsbank c'erano vere e proprie montagne di gioielli. Orologi d'oro, orecchini d'oro, montature per occhiali d'oro e denti. Molte persone depositano oggetti di valore in banca. La banca non è tenuta a verificare la loro provenienza. Prima del 1939, quante persone in Germania depositarono i loro denti nella sua banca? Ho sentito un agente di guardia di Mauthausen testimoniare che lei assistette alla dimostrazione dell'uso delle camere a gas sui detenuti. Lei si sbaglia, non ho mai messo piede a Mauthausen. E abbiamo sentito anche 3 testimoni oculari, i quali affermano che lei è stato a Mauthausen 3 volte. Hanno mentito. E prima di morire, il comandante di Mauthausen dichiarò in questa deposizione che lei gli ordinò di portare 65.000 ebrei in una galleria e di farla sigillare in modo che non venissero liberati dalle forze alleate. È una menzogna. E non è un fatto che lei sta semplicemente mentendo a questo tribunale, come ha mentito su ogni cosa nella sua testimonianza? No, non è vero! Kaltenbrunner ha chiesto al comandante di Auschwitz di testimoniare in sua difesa. Se era una battuta non l'ho capita. Neanche io, ma non è una battuta. Gli inglesi che lo hanno in custodia ne hanno autorizzato il trasferimento. Forse Kaltenbrunner ritiene che il confronto potrebbe giovare. Un momento, non staremo mica parlando sul serio. Lasciare che quel tale dica Dio sa cosa per fornire a Kaltenbrunner un alibi? Beh, possiamo permettercelo, perché avremo in cambio l'opportunità di controinterrogarlo. Durante l'intero periodo in cui fu comandante ad Auschwitz, Herr Ernst Kaltenbrunner venne mai in visita al campo? No. Neanche una volta? No, mai. Grazie. Un momento, prego. Signor Hoss, in che anno fu fatto comandante del campo di concentramento di Auschwitz? Lo fui dal principio.
Quali erano i suoi scopi? All'epoca, ospitare i prigionieri che dovevano subire la custodia protettiva. E in seguito? Fui convocato a Berlino dal Reichsführer Himmler nel 1941, che mi informò del fatto che il Führer aveva ordinato la soluzione totale della questione ebrea. Non ero ben sicuro di cosa dovessi fare. Così Adolf Eichmann mi consigliò di visitare il campo di Treblinka per imparare la tecnica. E quale tecnica imparò? Quella che vedi non mi piacque molto. Il comandante aveva impiegato oltre 6 mesi per eliminare 85.000 ebrei usando il monossido di carbonio. Io ebbi un'idea migliore. Una delle mie guardie ad Auschwitz aveva accidentalmente inalato un disinfettante chimico chiamato Zyklon B. Lui morì all'istante. Io pensai subito, se in piccole quantità uccide i pidocchi, forse in dose elevata può uccidere esseri umani. Lo sperimentai su dei prigionieri di guerra russi chiusi in una stanza e funzionò. Ci vollero dai 3 ai 15 minuti ed erano morti. E poi? Costruì camere a gas che potevano accogliere 2.000 persone alla volta. Molto più di Treblinka, che arrivava a 200, e dei grandi forni crematori per bruciare i resti. Era così possibile eliminare 1.000 esseri umani in 24 ore, ma solo marciando a regime massimo, ma estenuante per il mio staff. Come media abituale, noi epuravamo 2.000 persone al giorno. Quanti uomini servivano per epurare 2.000 persone al giorno? Nel mio staff c'erano approssimativamente 3.000 uomini. E durante la sua gestione ad Auschwitz, quante persone lei sottopose a questo trattamento? Approssimativamente 2.500.000. Non ho altre domande. Vorrei mettere in chiaro una cosa. Io non ho mai tollerato la crudeltà gratuita. I miei uomini erano lì per sterminare, non per torturare persone. Ogni abuso da parte delle guardie veniva punito. Ve l'assicuro. Il testimone può andare. La corte si aggiorna alle 9 di domani mattina. Vorrei scambiare 2 parole con l'uomo che ha appena finito di deporre qui, fuori dall'aula. Sì, signore. Grazie. La mia vita era normale a tutti gli effetti. Mentre mi occupavo delle operazioni di sterminio, io conducevo un'esistenza familiare perfettamente tranquilla. Saprebbe descrivermi questa vita? Sono sempre stato meglio quando stavo da solo. Io non ho mai avuto una vera intimità con i miei genitori. Comandante, è sua convinzione che gli ebrei da lei uccisi meritassero quel destino? Mi è stato sempre insegnato che gli ebrei erano nemici della Germania. Così, quando le ordinarono di trasformare la prigione in campo di sterminio, lei non ha mai pensato che fosse sbagliato? Ero un uomo delle SS. Eravamo addestrati ad obbedire agli ordini senza pensare. O forse un gatto pensa, ora io sto uccidendo dei topi? Un gatto che deve catturare i topi. Era questa la filosofia che doveva giustificare lo sterminio di massa? Non la cieca obbedienza, ma il presupposto che le vittime non fossero umane. Voglio farle una domanda. Che cosa fu Hiroshima? Non è stato un vostro esperimento medico? Forse che l'America avrebbe bombardato la Germania così come fece in Giappone, uccidendo migliaia di civili? È possibile? Io dico di no. Per la sensibilità americana, un bambino caucasico è senz'altro più umano di uno giapponese. L'America era in guerra con il Giappone, paese che l'aveva attaccata senza alcuna motivazione. Voi avete ucciso milioni di vostri connazionali. E i cittadini americani di razza giapponese, allora? Che furono messi in custodia protettiva nei vostri campi di concentramento? Fu uno sbaglio. E perché non venne fatto ai cittadini americani di ascendenza tedesca o italiana? Ho detto che fu uno sbaglio. E cosa mi dice degli ufficiali negri dell'esercito americano? Hanno mai avuto il comando di truppe in combattimento? Usano gli stessi autobus dei bianchi?
Le leggi segregazioniste del suo paese e quelle antisemite del mio sono di grado diverso. Capitano, fin dai primi anni del secolo, attraverso la Grande Guerra fino all'ascesa di Hitler, la libera massoneria dei mercanti ebrei ha consistentemente minato l'economia tedesca e l'unità nazionale della patria. Per questo abbiamo emesso le leggi antisemite. Sa perché lei, amico mio, non potrà mai capire le leggi antisemite? Sa perché? Perché lei è uno di loro. L'avvocato della difesa vuole procedere. Sì, vostro onore. Herzau, nel marzo del 1941 lei fu incaricato di reperire forza lavoro per l'industria bellica. Sì. E lei sapeva che era un crimine, secondo la Convenzione Hague, la forzata deportazione di cittadini di altri paesi a scopo di sfruttamento? Sì. Quanti stranieri vennero in Germania durante il suo incarico? Approssimativamente 5 milioni. Quanti di loro spontanea volontà? Forse 200.000. È sua questa direttiva dove si ordinava di trattarli decentemente? Sì, certamente. Chiedo che il documento venga messo agli atti e accettato come prova della difesa. Accolta. Herr Saukl, chi le ordinò di procurare questi lavoratori? Speer. Albert Speer, ministro per gli armamenti. Fu lui a ordinarglielo? Sì. E lei doveva obbedire. Sì. I lavoratori che lei portava in Germania erano tutti agli ordini di Speer? Sì, certo. Non ho altre domande. Capisco che non sia molto ortodosso, signor Dodd, richiedere un colloquio con l'uomo che dovrà controinterrogarmi. Beh, dottore, in questo processo niente è molto ortodosso. Il mio avvocato continua a ripetermi che confessare i crimini di guerra può portare alla pena di morte. Ma io non voglio nascondere la verità solo per salvarmi la vita e detestarmi finché non morirò. Vorrei che qualcun altro la pensasse in questo modo. Oh, ci sono. Ma molti subiscono l'influenza di Göring. È il vostro demone nella lotta per l'anima degli imputati, se mi perdona la metafora. Göring è stato controinterrogato dal procuratore capo Jackson. A me invece toccherà lei, un subordinato. La differenza è stata notata dagli altri imputati. Per loro significa che Speer è inferiore a Göring. Questo modo di vedere le cose è un po' strano, mi pare. Non per un criminale di guerra tedesco. Spero che non si senta sminuito. No, no, il mio ego non c'entra in questa storia. Presenterò la richiesta al mio superiore, il signor Jackson. Dottor Speer, lei disapprova Saukl e il suo reclutamento forzato? Al contrario. Io ero molto grato a Saukl per ogni lavoratore che mi mandava. E se non avessimo rispettato la tabella di marcia per carenza di forza di lavoro, me la sarei presa con lui. Desidera limitare le sue responsabilità alla sua personale sfera di competenza? No. Questa guerra ha causato incommensurabili catastrofi. E quale importante membro della leadership del Reich sono anch'io uno dei responsabili del disastro causato al mio paese. Dottor Speer, non è vero che verso la fine del conflitto lei si rifiutò di eseguire l'ordine di Hitler, cioè radere la Germania al suolo? Non voglio usare le azioni compiute nell'ultima fase della guerra come strumento per difendermi. Ma vorrei che coloro che dovranno giudicarmi comprendessero quel momento. Nel marzo del 45 Hitler voleva deliberatamente distruggere ogni risorsa del suo popolo perché la guerra era perduta. Disse: lasciate che gli alleati conquistino la cenere. Ma lei si oppose a questo suo desiderio e gli scrisse invece questo memorandum. Ecco, lo legga la corte, prego. Nessuno ha il diritto di distruggere impianti industriali, miniere di carbone, centrali idroelettriche e ogni altra struttura. Noi non abbiamo il diritto di distruggere ciò che serve alla vita delle persone. Firmato Speer. Abbiamo sentito che alcune persone furono uccise perché in disaccordo con Hitler. È vero questo? Sì, è vero. E lei non si limitò ad essere in disaccordo con lui, ma agli inizi del 45 organizzò un piano per poterlo assassinare. Cosa? Cosa?
Non è così? Sì, è così. Traditore! L'ho fatto perché avevo visto la sua follia distruttiva. Che cosa fece? Qual era il suo piano? Io conoscevo il sistema di aereazione che dal giardino della cancelleria del Reich ventilava il bunker del Führer. Così andai dal capo del mio dipartimento munizioni e dissi: c'è un unico modo per finire la guerra. E gli chiesi di consegnarmi un gas velenoso da infilare nel condotto di ventilazione. Ma quando ci andai scoprii che avevano costruito un camino alto 20 piedi per proteggere il ventilatore. Ma lo sorvegliavano giorno e notte. E così non feci più niente. Signor procuratore capo? Dottor Spöhr si sente responsabile delle scelte politiche generali della Germania, ma non per le singole azioni derivate da queste scelte. Ho capito bene la sua posizione? Sì, signore, perfettamente. Posso porre all'imputato una domanda che chiarisca meglio la risposta? Certo, si accomodi. Vuole dichiararsi colpevole dal punto di vista della legge? O vuole riconoscere una sua responsabilità storica davanti al suo paese e davanti al futuro? Una domanda a cui è molto difficile rispondere. Ed è esattamente quello che questo tribunale dovrà decidere col verdetto. Volevi assassinare il Führer? Ascoltami bene, vigliacco. Se ne uscirai vivo, ti faremo noi un altro processo e ti giustizieremo per tradimento. Dentro le celle! Come ufficiale tedesco, io considero mio dovere rispondere per tutto ciò che ho fatto. Non sarà sempre possibile separare la colpa dai disegni del destino. Ma chi ha combattuto in prima linea non può essere trattato come colpevole quando i gradi superiori rifiutano le responsabilità. Non è giusto. La mia colpa. E non lo meritiamo affatto. Che mi porterò davanti a Dio e a tutto il popolo tedesco è stata educare i giovani per un uomo che consideravo un impeccabile leader e capo di Stato. Mentre invece educavo i giovani della Germania per un uomo... Passeranno un migliaio di anni. Che ha fatto morire milioni di persone. Ma purtroppo le colpe della Germania non verranno cancellate. Buongiorno. I detenuti non possono ricevere visite. Sono la moglie del Reich Maresciallo Göring e questa è sua figlia. Nessuna eccezione. Andiamo, piccolo. Frau Göring. Frau Göring, salve. Sono il capitano Gilbert. Salve. Piacere di conoscerla. Avrebbe un attimo di tempo per fare due chiacchiere? Sì. Ah, bene. Lei è... Ciao, Ed. Capitano Gilbert. Ti piace la cioccolata? Non sarà stato facile per lei in questi ultimi mesi da sola con una bambina. Sarebbe stato molto più difficile se Hitler fosse sopravvissuto. Vedo che lei è venuta a patti con la verità. Vorrei tanto che lo facesse anche suo marito, ma lui insiste a rimanere fedele alla sua memoria. Lo so, è una cosa che non capisco neanch'io. Tanta lealtà verso un uomo che ci voleva morti. Come, scusi? Hitler ordinò che venissimo uccisi. Hermann, io stessa e la nostra bambina. Per questo ci siamo arresi agli americani. Per quale altro motivo l'avremmo fatto?
passato la notte a riordinare i miei appunti. In questi mesi ho cercato di muovermi nelle loro menti, nella speranza di capire perché questo popolo avesse commesso tante atrocità verso la mia gente. Secondo me sono due i fattori che possono spiegarlo. Il primo, in Germania la gente fa sempre quello che gli viene detto di fare. Si obbedisce ai genitori, agli insegnanti, ai preti, agli ufficiali superiori. Fin dall'infanzia sono abituati a non mettere in discussione l'autorità. E quando Hitler giunse al potere trovò una nazione che considerava perfettamente naturale fare quello che lui diceva. Il secondo, la propaganda. Per anni i tedeschi sono stati bombardati da frasi che dicevano «Gli ebrei non sono veri esseri umani» o che «Gli ebrei sono corruttori della razza». Così quando il governo disse «Potete permettervi di negare agli ebrei i loro diritti» e poi disse «È imperativo uccidere questo popolo inferiore», lo assecondarono, anche se erano vicini di casa e amici. C'è qualcos'altro? Una volta le dissi che stavo cercando la natura del male. Credo di essere riuscito a definirla. Mancanza di empatia. L'unica caratteristica in comune a tutti gli imputati. Una reale incapacità di sentire ciò che sentono gli esseri umani. Il male, e io credo, l'assenza di empatia. Il procuratore capo Jackson esponga le sue conclusioni. Signor Presidente e membri di questo tribunale, è impossibile in una chiusura fare di più che evidenziare con linee incancellabili i punti vitali del tetro e avvilente dato di questo processo. Mai prima d'ora raccogliemmo testimonianze di atrocità su così vasta scala, di tale crudeltà e disumanità, storie di deportazioni in massa, di popoli ridotti in schiavitù, di annientamento delle minoranze. Eventi che passeranno alla storia come il lato oscuro di questo ventesimo secolo. La vergogna, la depravazione. Il terrore era all'ordine del giorno. Civili arrestati senza capi d'accusa, imprigionati senza difensori, giustiziati senza processo. Interi villaggi rasi al suolo, i cui abitanti venivano uccisi o inviati nei campi di lavoro e i loro figli sparsi ovunque. Il movimento nazista rimarrà nel libro nero della storia per la sua persecuzione contro gli ebrei, la più capillare e terribile persecuzione razziale di tutti i tempi. Così accurata e priva di scrupoli nel programma che gli ebrei d'Europa come razza non esistono più, realizzando così la diabolica profezia fatta da Hitler all'inizio della guerra. Le generazioni future ricorderanno questi 10 anni. Se noi non possiamo eliminare le cause o impedire che si ripetano questi barbari eventi, questo secolo però può riuscire ad aprire le porte all'era della civiltà. È arrivato il momento di pronunciare il verdetto, e se il nostro lavoro vi è sembrato duro e senza mezzi termini, è perché le evidenze dei fatti l'hanno reso così. Uno studio degli imputati rivela che, a dispetto delle liti tra di loro, ognuno ha giocato un ruolo che calzava perfettamente con quello dell'altro e tutti si sono dichiarati non colpevoli. Sono stati questi uomini, tra milioni di altri, questi uomini alla guida di milioni di altri a creare Adolf Hitler, e si intossicarono quell'uomo, un uomo dalla personalità psicopatica, col potere e l'adulazione. Innaffiarono il suo odio, accrebbero le sue paure. Gli misero in mano un'arma carica e lasciarono a Hitler il compito di premere il grilletto. E quando lui lo fece, tutti loro a quel punto applaudirono. Le colpe di Hitler sono state ammesse da alcuni imputati con riluttanza, da altri con spirito di vendetta. Ma le colpe di Hitler sono le colpe di tutti loro. Di tutti quelli che sono seduti là. Gli
Gli imputati ora chiedono a questo tribunale di dichiararli non colpevoli di aver pianificato, eseguito, cospirato e commesso quella lunghissima catena di crimini e di errori. Si ergono innanzi alle vittime come un Gloucester coperto di sangue si ergeva dinanzi al corpo del re da lui ucciso. E implorava la regina, come ora essi implorano voi. Di che non li uccisi io. E la regina rispose: tu di che non sono stati uccisi. Ma morti essi sono. Se voi giudici dichiarerete che questi uomini sono non colpevoli, sarà come se aveste dichiarato: non c'è mai stata una guerra. Nessuno è stato ucciso. Nessun crimine è stato commesso. Ebrei scatenano il conflitto. Che ironia. Dopo quello che hanno passato in questi 10 anni, non mi meraviglio che vogliano una patria. Sì, uno dei molti risvolti di questa guerra e di questo processo. Rientriamo? Sì. Gli imputati possono fare la loro dichiarazione conclusiva. Imputato Hermann Göring. È stata una ben povera scusa per un processo. Ma innanzitutto voglio riaffermare di non aver mai saputo degli omicidi di massa. Qualcosa che non riesco assolutamente a capire. E che per di più io condanno con tutto me stesso. Quanto al processo, le nostre deposizioni erano credibili solo quando supportate dalla pubblica accusa. Se respingevamo i capi d'accusa eravamo trattati da spergiuri. Non è questo l'onere della prova. Perché mi trovo qui? Perché vengo trattato come un criminale comune? Io dico ai miei giudici che non mi faccio illusioni. Quando le 3 più grandi potenze della Terra si coalizzarono contro di noi, venimmo inevitabilmente sopraffatti da quell'enorme superiorità numerica. La giustizia non ha assolutamente niente a che fare con questo processo. Imputato Albert Speer. Come ha potuto una grande nazione così colta, così sofisticata e avanzata come la Germania cadere sotto l'influenza demoniaca di Hitler? La risposta è nel nuovo sistema di comunicazione. Un leader non deve più delegare l'autorità a dei lontani subordinati che agiscono secondo criteri personali. Grazie ai moderni sistemi, Hitler governava direttamente e personalmente. Quanto più la tecnologia si diffonde nel mondo, tanto più la libertà individuale e l'autoregolamentazione dei popoli si fanno essenziali. Questa guerra ha concluso la sua sinfonia sulle note di razzi radiocomandati, aerei che sfiorano la velocità del suono, sottomarini che individuano il loro obiettivo da soli, bombe atomiche e l'orribile prospettiva della guerra chimica. Tra 5 o 10 anni, la ricerca bellica sarà in grado di produrre missili capaci di colpire da un continente all'altro con assoluta precisione. Con la deflagrazione atomica, diverrà possibile uccidere 1 milione di persone a New York con un missile controllato da forse 10 persone. Un conflitto su vasta scala in futuro porterà alla distruzione della civiltà umana, di ogni forma di cultura. Ecco perché questo processo deve essere un contributo, teso ad impedire che guerre come queste si verifichino. Una nazione che crede nel futuro non morirà mai. Possa Dio proteggere
la Germania e la cultura dell'Occidente. Concordiamo sul fatto che debba essere raggiunto un quorum di 3 su 4? Concordo. Concordo. Ora, in caso di sentenza capitale, esaminiamo la possibilità della fucilazione per gli imputati. No, nel modo più assoluto. La pallottola è per gli avversari onorevoli, non per i macellai. Io dico impiccagione. Sono d'accordo. D'accordo. Esamineremo gli imputati nell'ordine in cui sono stati accusati. Göring. E adoro il mio papà. La 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 la. Bravo, bravo. Brava, tesoro mio. Molto brava. Vai là, ci sono cose buonissime, Edda. Gira la voce che ti impiccheranno. Non mi impiccheranno. Questo te l'assicuro. E te lo prometto. Forse il tribunale ti manderà su un'isola, come l'isola d'Elba. E noi ti raggiungeremo là. Che cosa fai? Mangia, mangia. Tu credi che potremmo prendere un po' di quella roba e portarla a casa? Posso provare a chiedere? Il codice dice chiaramente che eseguire gli ordini può essere considerato come attenuante per la pena. Può essere, non deve essere. Siete diventate veramente due bellissime signorine. Quando è che ti spareranno, papà? Quello di Hans Frank è un caso tragico. Dal mio punto di vista, il suo pentimento è visibilmente sincero. Sarebbe un gesto significativo da parte nostra risparmiargli la vita. No, deve morire. Ciascun imputato, appena sentito il suo nome, si alzi in piedi, ascolti il verdetto per i 4 capi d'accusa che gli sono imputati e la sentenza se trovato colpevole dei predetti capi d'accusa. I capi d'accusa, numerati da 1 a 4, sono cospirazione per commettere aggressione, l'attuazione dell'aggressione, crimini durante la conduzione della guerra, crimini contro l'umanità. Imputato Hermann Göring. Il tribunale la dichiara colpevole per tutti e 4 i capi d'accusa e la condanna a morte per impiccagione. Rudolf Hess. Per l'accusa di crimini contro l'umanità, il tribunale la dichiara non colpevole. Ma la dichiara colpevole per i capi d'accusa 1 e 2 e pertanto la condanna alla reclusione in un carcere a vita. Ammiraglio Wilhelm Keitel, colpevole per tutti i capi d'accusa
Il tribunale la condanna a morte per impiccagione. Imputato Hans Frank. Il tribunale la dichiara colpevole per i capi d'accusa 3 e 4 e la condanna a morte per impiccagione. Julius Streicher. Riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità, a morte per impiccagione. Imputato Schacht. Questo tribunale è giunto alla conclusione che le prove contro Hjalmar Schacht non siano certe oltre ogni ragionevole dubbio e pertanto dichiara Schacht non colpevole per tutti i capi d'accusa. Imputato Karl Dönitz, colpevole per i capi d'accusa 2 e 3. Il tribunale la condanna pertanto a scontare 10 anni di reclusione. Ministro degli Esteri von Ribbentrop. Colpevole per tutti i capi d'accusa, il tribunale la condanna a morte per impiccagione. Ernst Kaltenbrunner. Colpevole per i capi d'accusa 3 e 4. Il tribunale la condanna a morte per impiccagione. Baldur von Schirach. Colpevole per il capo d'accusa 4. 20 anni di reclusione. Alfred Jodl. Colpevole per tutti i capi d'accusa. Morte per impiccagione. Hans Fritscher. Non colpevole. Franz von Papen. Non colpevole. Walter Funk. Colpevole per i capi d'accusa 2, 3 e 4. Il tribunale la condanna all'imprigionamento a vita. Imputato Fritz Sauko. Colpevole per i capi d'accusa 3 e 4. Morte per impiccagione. Imputato Albert Speer. Il tribunale la dichiara non colpevole per i capi d'accusa 1 e 2 e colpevole per i capi d'accusa 3 e 4. Albert Speer. Il tribunale la condanna a 20 anni di reclusione. Il compito di questo tribunale è così giunto al termine. Mia congratulazione. Buon lavoro. Congratulazioni. Grazie. Complimenti. Grazie. Mi scusi. Grazie. Aprite le celle! Tenente, mio caro Tex, perché quel viso triste? Non le ho detto che c'è un posto speciale nel Valhalla che mi sta aspettando? Non lo so io. Io credevo che sarebbe andata in modo diverso, ecco. Oh, sì, avrebbe potuto. Se non ci fosse stato un dettaglio sfavorevole. Gli omicidi di massa. Devo dirle che a tutt'oggi non ne capisco il motivo. Non erano assolutamente necessari. E dal punto di vista nazionalista non avevano senso. Ciò che resta di noi è macchiato per sempre. Ma non pensi male. Quello che Hitler ha fatto prima della guerra era giusto, lo sapevano tutti. E un giorno questo popolo ricorderà come deve ricordarlo lei, mio caro Tex. Quando penserà a me, ricordi questo. Sì. Bene, passiamo alle cose pratiche. Ho qui una cosa che voglio lasciarle. No, non voglio. La prego, la prego. Con la mia destinazione si viaggia leggeri. È inciso, vede?
C'è il mio nome. Lo prenda. Lo prenda. I pochi oggetti di valore che ho sono in una valigia blu nel mio armadietto. Li prenda lei, per favore, mio caro Tex. Sì, signore. Parcheggiate sul retro. Grazie. Grazie. Danke. Tenente Willis. C'è solamente una cosa che voglio chiederle. Esiste una remota possibilità che io vada davanti a un plotone d'esecuzione e muoia come un soldato? Nessuna. Molto meglio. Gli americani sono pessimi tiratori. Ora, se vuole scusarmi, devo scrivere una lettera. Per il resto della vita, Herr Reich Marshall, mi domanderanno quali furono i suoi ultimi pensieri. E io non potrò dire nulla. Dica solo questo. Io affermo, ora e per sempre, che gli stranieri che mi hanno condannato a morte possono uccidermi. Ma non hanno il diritto di giudicarmi. Questo glielo nego. Ora, la prego di scusarmi. Devo scrivere questa lettera. Grazie. Mio solo e unico tesoro, la mia vita è giunta alla fine e io ti dico addio per l'ultima volta. Non rattristarti troppo, mia adorata, perché ho raggiunto la pace con me stesso e considero la morte una liberazione. Ogni mio pensiero è rivolto a te e alla nostra dolce e incantevole bambina. L'ultimo battito del mio cuore sarà per il nostro amore, grande ed eterno. Una le basta? Certo, signore. Signori, seguitemi. Si veste. Dottore! Vai a cercare un dottore!
cianuro. Qual è il suo nome? Joachim von Ribbentrop. Vuole dire qualcosa? Il mio ultimo desiderio è che la Germania realizzi il suo destino e che vi sia la pace nel mondo. Cosa? Vado a riunirmi ai miei figli. Deutschland über alles! Chiedo a Dio di accettarmi nella sua compassione. Heil Hitler! Heil Hitler! Tirate via tutto, qualsiasi cosa. Le celle vanno pulite a fondo. E non resti niente. Niente. Dankeschön. Grazie. Quando saremo a casa, ci sono delle decisioni da prendere. Delle decisioni personali. Bob, ti prego, quando saremo a casa... Ehi, voi due! Suonerà un po' strano, lo so, ma sento la mancanza dei nostri appuntamenti quotidiani. Posso capirla. Oggi ho ricevuto una lettera da un amico. Lui dice che, grazie al lavoro che abbiamo fatto, tutto questo non potrà più succedere. Lei cosa dice? Oh, beh... Si può sempre sperare. Addio. Otro, 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 otro